Presidente, questo incontro perché? È un incontro che continua una strada che è percorsa dai genitori di Giulio Regeni e che ho incontrato la prima volta più di un mese fa e stiamo continuando un percorso che oggi continuo anche col ministro degli esteri Moavero. Abbiamo fatto un incontro qui e una riunione anche operativa di scambio di idee, ma con un solo fine, quello di raggiungere la verità sull'uccisione di Giulio Regeni. Sono fiducioso che alla fine la verità arriverà, e non è una verità solo per i genitori di Giulio Regeni, è una verità per il nostro paese, una verità per tutti i cittadini italiani, e lo Stato ha l'obbligo di ricercare questa verità. I diritti per me sono la base di tutti, di tutto. Senza i diritti non si riescono a percorrere strade che siano dignitose per i popoli di tutto il mondo. Presidente, ma lei andrà in Egitto? Sono cose che stiamo costruendo, quindi vedremo. C'è preoccupazione del Consiglio Nazionale Forense anche per Amal, l'avvocata che è ancora in carcere da maggio, credo. Si è parlato anche di questo, di cosa si può fare per liberarla? Sicuramente è una vicenda che seguiamo e che seguo con attenzione, anche la vicenda di Amal che ha continui fermi in carcere, che sono fermi che vengono confermati ogni 2 settimane. Noi speriamo anche in questo di una risoluzione veloce, perché è bene che sia così.